La malaria è una malattia infettiva mortale che interessa oltre 100 paesi in tutto il mondo, dei quali i più gravemente colpiti si trovano nell'Africa subsahariana. Nel 2015 si sono riscontrati oltre 200 milioni di casi infetti e più di 400.000 decessi, dei quali il 70% erano bambini al di sotto dei 5 anni. La malaria è causata da quattro specie del parassita Plasmodium: Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale e Plasmodium vivax. E l'unico vettore di questo parassita attraverso il sangue è la zanzara femmina della specie Anopheles. I parassiti iniziano il loro ciclo di sviluppo all'interno di una zanzara femmina ogni volta che questa effettua un pasto di sangue da una persona infetta. Successivamente impiegano dalle 2 alle 3 settimane per spostarsi dall'intestino alle ghiandole salivari, moltiplicandosi in maniera esponenziale durante questo processo. Al successivo pasto di sangue, i parassiti sono iniettati nell'uomo, dove iniziano a moltiplicarsi nuovamente sfruttando il fegato, che li nasconde dal sistema immunitario. Dal fegato, forme più aggressive del parassita sono in grado di invadere e distruggere i globuli rossi, che agiscono come habitat temporaneo per un'ulteriore proliferazione. In questa fase, basta una sola goccia di sangue al microscopio per vedere i parassiti all'interno delle cellule di sangue infetto. I sintomi di questa infezione violenta sono simili a quelli influenzali e possono causare vomito, diarrea, danni cerebrali e, in casi estremi, anche la morte. Dopo oltre una settimana di sviluppo nell'uomo, i parassiti sono in grado di infettare qualsiasi zanzara durante il pasto di sangue, completando così il ciclo di trasmissione. In passato, in Italia la malaria ha rappresentato un flagello, uccidendo decine di migliaia di persone ogni anno. Dal 1901 in poi fu intrapresa una campagna a livello nazionale per affrontare la malattia. Il governo italiano iniziò a distribuire il chinino antimalarico ai lavoratori agricoli più a rischio e avviò il drenaggio di siti di riproduzione delle larve nel tentativo di ridurre il numero di potenziali vettori. Dopo il 1920, la riduzione dei siti di riproduzione delle larve fu accelerata dalla decisione di diffondere sull'intero territorio il composto altamente tossico denominato Verde di Parigi. Tuttavia, l'eradicazione della malaria fu possibile solo dopo l'introduzione del DDT, l'insetticida più efficace mai prodotto. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale fu lanciata una campagna nazionale per l'utilizzo diffuso del DDT sia in ambienti aperti che in quelli chiusi. Complessivamente, queste strategie hanno determinato la riduzione del numero di zanzare e di altre specie e una completa trasformazione del panorama italiano. Finalmente, dopo oltre 70 anni di continui interventi su larga scala, la malaria in Italia è stata eradicata. In Africa, l'entità del problema malaria è molto più grave di quanto non lo sia stato in Italia. Qui le zanzare vettori sono più numerose, molto spesso infette, più capaci di trasmettere la malattia e in grado di sopravvivere anche nelle più piccole pozzanghere temporanee. Queste differenze rendono il programma di eradicazione utilizzato in Italia impraticabile nell'Africa subsahariana, dove si richiedono maggiori risorse umane, un costante impegno politico e un sostegno finanziario da rinnovare nel corso di molti decenni. È necessario quindi individuare subito soluzioni alternative che siano economicamente efficaci, oltre che autosostenibili.